scintilla in consiglio comunale tra il sindaco De Mossi e il suo predecessore Valentini. Commissione Rossi, blocco utenza del PC, dopo 9 anni resta un mistero. Accoglienza ucraini, in arrivo a Siena, 2 mamme con 4 bambini. Per lo sport il calcio, ACN Siena, non è rinnovato il contratto all'allenatore Pasquale Padalino. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con il TG90. Apriamo con la politica, botta e risposta infuocato in consiglio comunale tra il sindaco Luigi De Mossi e il consigliere comunale del PD Bruno Valentini. Al centro dello scontro l'interrogazione sull'incarico a Daniele Tacconi. Per noi c'era Simona Sassetti. Apprezzo il suo coraggio nel parlare di legge con me e ancora sono io il sindaco che le piaccia oppure no, ma anche questa è un'interrogazione assolutamente puntuale come tutte quelle che lei presenta. Questi sono solo alcuni dei passaggi del vivace a dir poco botta e risposta che si è svolto questa mattina in consiglio comunale fra il sindaco Luigi De Mossi e il consigliere Bruno Valentini. Ad accendere la miccia l'interrogazione del consigliere del Partito Democratico sulla determina dirigenziale per l'incarico di Daniele Tacconi. L'ex sindaco ha parlato di quelle che a suo avviso sarebbero delle irregolarità nell'atto. Ha fatto una cosa che lascia soprattutto perplessi molti suoi elettori, che non vogliono vedersi indirettamente governati da qualcuno che non hanno eletto, perché è evidente che c'è una cessione di potere e di sovranità a personaggi che non sono stati eletti direttamente e che continuano a fare il bello e il cattivo tempo dentro il comune, in una situazione anomala, perché prima avevano un incarico pagato, poi dopo le dimissioni hanno un incarico non retribuito, pur avendo poi una serie di fondi a disposizione, perché hanno rimborsi spese, possono muoversi come vogliono, possono comandare gli uffici, possono coordinare gli assessori, quindi un potere enorme che è un potere quasi da sindaco ombra, che non ha giustificazione oltre a una serie di, secondo me, imperfezioni legali nell'atto che mi costringeranno a inviare questo atto agli organi competenti del Corte dei Conti, ANAC, perché valutino la sua legittimità. Secca la risposta del sindaco Luigi De Mossi. Io apprezzo molto il suo coraggio di parlare a me della legge. La legge prevede la possibilità di utilizzare tale tipologia di contratti per alcune tipologie di lavori di lavoratori, come per esempio i pensionati. Gratuità dell'incarico ed assenza di impegno di spesa. Non le so dire quanto saranno le spese, però se lei ha guardato i bilanci precedenti avrà notato che questa amministrazione le spese ne fa pochissime. Tranquillo da questo punto di vista, che non ci saranno approfittamenti, se questo vuole dire, o se ci saranno faccia una denuncia in Procura della Repubblica. Non è un problema per quel che mi riguarda. Non è un problema alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, come vuole. Il blocco e lo sblocco dell'utenza del computer di David Rossi dopo la morte rimane un mistero. Neanche le audizioni di oggi in commissione parlamentare d'inchiesta sono servite a fare chiarezza su quello che resta un interrogativo senza risposta. Cristian Lamorte. Mi racconta com'è andata questa idea del blocco dell'utenza del dottor David Rossi, del computer fisso dell'ufficio? Ma guarda, diciamo, io quello che so e quello che quella mattina ricordo era che a un certo punto mi vennero fatte delle richieste da girare poi da veicolare su tutto il tema di chi ha bloccato, quando è stato bloccato, bloccato, piuttosto che chi ha ceduto alle mail, chi non ha ceduto alle mail e quant'altro. Chi ha bloccato e poi sbloccato l'utenza del computer di David Rossi tra la sera della sua morte e la mattina successiva, dopo 9 anni, resta un mistero. Un interrogativo senza una risposta che è stata al centro delle audizioni di commissione d'inchiesta parlamentare prima di Massimo Steiner, oggi in pensione ma al tempo responsabile del servizio di Data Channels del Monte dei Paschi, e poi di Fabrizio Leandri, già responsabile dell'area di revisione interna. Fu quest'ultimo, la mattina del 7 marzo 2013, a fare da tramite tra gli inquirenti e il personale incaricato di estrapolare informazioni dai supporti informatici e telefonici di David Rossi. Chi l'aveva bloccato? Non lo so. Non ho capito, cioè l'hanno chiesto chi l'ha bloccato? No, io ho trasferito le informazioni, la richiesta ai colleghi dell'IT. Quindi ha fatto la richiesta, chi ha bloccato l'utenza? No, non ho fatto la richiesta, date il tracciato, diciamo, dei sistemi informativi di chi è bloccato, chi non e gli ha bloccato, sono stati dati? 2 mamme e 4 bambini in fuga dalle bombe in Ucraina sono stati accolti in Moldavia dai volontari della Misericordia Toscane e arriveranno presto a Siena. Cristian Lamorte.
Sono ripartiti da Chisinau i volontari delle Misericordie Toscane che hanno portato in Moldavia aiuti per i rifugiati ucraini e hanno preso a bordo due mamme e quattro bambini scappati dalle bombe che saranno accolti in Toscana in collaborazione con il comune di Siena. L'arrivo nella nostra regione dovrebbe avvenire sabato. Allora, abbiamo incontrato le persone, vedete, ci stanno salutando, guardate quanto sono belli queste ragazze e questi bambini. Noi siamo strafelici. Adesso ci aspetta un viaggio di ritorno molto lungo, speriamo che vada tutto bene. I mezzi sono arrivati lunedì a tarda sera alla frontiera moldava, ma gli adempimenti burocratici per lo sdoganamento sono stati più lunghi del previsto. Le burocrazie speriamo siano finite e ci sentiamo veramente di dire questo, che le difficoltà aumentano poi la felicità quando raggiungi lo scopo, e questo è uno scopo davvero grande e speriamo davvero di essere un veicolo di speranza per queste persone, per questi bambini. L'intelligenza artificiale è protagonista all'Università di Siena con l'avatar Athena, il robot presentato questa mattina che rende maggiormente fruibili le strutture. Veronica Costa. Presentato oggi all'Università di Siena, l'Avatar Athena, un alter ego robotico in grado di rendere fruibili dal remoto i musei universitari e la partecipazione a iniziative di varie strutture. L'Avatar è un servizio di accesso proprio a tutte le esposizioni museali, mostre, partecipazione di eventi, e nasce dalla volontà di rendere accessibili questi spazi e questi luoghi anche a persone che a causa di disabilità non possono invece accedere a questi spazi. Si tratta di un software assistivo di guida che può essere guidato da qualsiasi persona con qualsiasi tipo di mouse o emulatore di mouse, e anche incluso quello che è il puntatore oculare, quindi la possibilità di essere guidato con gli occhi, praticamente con lo sguardo. L'intelligenza artificiale molto spesso viene tacciata sempre di essere qualcosa di cattivo, invece l'intelligenza artificiale, se viene utilizzata a beneficio delle persone, può essere un grande aiuto. Questo è un esempio. Allora, in questo momento Brain Control Avatar è presente sia al SIMUS di Siena che anche a Santa Maria della Scala di Siena. Lo stretto legame tra tali innovazioni e l'università di Siena conferma l'importanza della ricerca per rendere le strutture maggiormente accessibili. Siamo molto contenti perché ovviamente il nostro sistema museale si dota di uno strumento che non ha solo delle caratteristiche, diciamo così, di innovazione, di apertura, di inclusione, perché aiuta anche categorie specifiche di utenti, ma è anche in qualche misura un elemento che connette la ricerca. Uno strumento che aiuta molto perché mantiene l'individuo comunque, anche se non è possibile venire qui, però è un singolo che si confronta con la guida, col gruppo che partecipa. E poi potremmo avere anche altri utilizzi in Ateneo per le lezioni, convegni. Quindi questo è un inizio che noi facciamo come musei, naturalmente, perché siamo il soggetto che più di tanti altri si espone all'esterno, e questo è uno strumento per trasferirsi all'esterno. Adesso parliamo di palio. La Contrada della Selva conclude i festeggiamenti per la vittoria del 16 agosto 2019 con la cena del piatto, in programma sabato in Piazza San Giovanni. Si inizia poi a pensare alle prossime carriere. Ce ne parla Veronica Costa. La Selva conclude i festeggiamenti per la vittoria del 16 agosto 2019. Dopo due anni duramente segnati dalla pandemia, sabato la Contrada si ritroverà in Piazza San Giovanni per la cena del piatto. Il momento che chiude i festeggiamenti per il palio vinto da Remorex e TTA è stato rinviato più volte dal 2020 ad ora a causa della situazione sanitaria. Una valutazione fatta dalla Contrada a suo tempo, date le condizioni, e poi alcuni mesi fa ovviamente abbiamo con Benedetta e con tutto il seggio e l'assemblea abbiamo deciso di provare a farla ora a maggio, e si sarà circa 600, e quindi ci auguriamo, insomma, di passare finalmente un bel momento. Si chiude quindi anche l'ultimo palio pre-pandemia e si può così guardare al futuro. Sempre più vicina infatti l'estrazione delle contrade per la carriera di luglio, un momento molto atteso con ben 6 contrade da estrarre a sorte. È importante per la città, per tutte e 17 le contrade, per il nostro ritmo di vita, ritornare a correre. Abbiamo sperimentato
in questi 2 anni, quasi 3 anni, cosa vuol dire non avere il palio, e onestamente si spera di non rivivere più momenti come questi. Poi è chiaro che nei 17 rioni, nei 14 per Lund, insomma, e con le squalifiche, e si spera di tutti di poter anche poter correre il palio, e quindi diciamo l'attesa poi per il 29 è abbastanza già importante. Veramente è ora difficile poter fare delle ponderazioni, tra l'altro non sapendo ovviamente e quali sono 6 contrade che correranno il palio. Questo sì, ma un po' di problematiche derivano anche dal fatto che è 3 anni che non si corre. Siena è protagonista del vino emergente con l'evento Saranno famosi nel vino, in programma dall'8 all'11 luglio. La Fortezza Medicea ospiterà il format alla sua prima edizione. Saranno famosi nel vino, questo è il nuovo evento che arriva a Siena dall'8 all'11 luglio. La Fortezza Medicea ospiterà le cantine nate negli ultimi 10 anni e i migliori vini italiani creati nelle ultime 5 vendemmie. Questi i protagonisti del format nato dall'idea di alcuni imprenditori senesi del settore e dell'Associazione Italiana Sommelier. Oltre 200 etichette emergenti da tutta Italia con il desiderio di farsi scoprire durante i 4 giorni. Un'iniziativa che vuole puntare su Siena per parlare delle eccellenze del nostro paese. Il senso è proprio quello di ospitare in una location meravigliosa un taglio nuovo per gli eventi del mondo del vino. Ci siamo uniti, io come AIS Toscana, quindi come Associazione Italiana Sommelier, a Donatella Scinelli Colombini come un monumento iconico del vino italiano, e imprenditori senesi, per dare vita a una società che avesse appunto nel tempo la volontà e la voglia di creare un evento per aziende nate negli ultimi 10 anni o per vini nati negli ultimi 5 con un profilo qualitativo molto alto. Venerdì sera, quindi l'8 sera, ci sarà, diciamo così, una presentazione dedicata alla stampa, di settore e non solo, a Instagrammer, a comunicatori del vino, agli sponsor della manifestazione stessa, quindi attraverso un incontro, una presentazione e una masterclass, quindi già con la possibilità di assaggiare, racconteremo quello che succederà nei giorni a seguire. Il sabato e la domenica, quindi il 9 e il 10, c'è la vera mostra mercato, quindi dalle 18 alle 23 ci saranno i banchi d'assaggio, saranno sicuramente aziende rappresentative di vari areali. In questo momento la prima risposta è Toscana, ma si sta allargando a macchia di leopardo, e credevamo che fosse arrivata l'ora, fosse tornato il momento di coinvolgere Siena, che dal punto di vista della qualità e delle denominazioni toscane famose nel mondo è il centro a cui gravita tutto il mondo enologico. Dopo i casi di peste suina registrati in Piemonte, Liguria e Lazio, sale la preoccupazione anche in Toscana. Ne abbiamo parlato con l'Unione Provinciale Agricoltori. La Toscana prova a correre ai ripari dalla peste suina. La malattia è già stata registrata in alcuni ungolati in Piemonte, Liguria e Lazio, ma ad oggi non sono stati riscontrati dei casi nel nostro territorio. Questo fenomeno, che tra l'altro non è una cosa assolutamente sconosciuta, la conoscevamo bene e sappiamo anche come trattare queste situazioni qua. Era evidente che in un modo o in un altro, se certi comportamenti non vengono ben tenuti, la peste riesce a muoversi, usiamo questo termine improprio. E quindi la raccomandazione era, come doveva essere, quella di, al di là della prevenzione, proprio di tenere dei comportamenti giusti e corretti. La Regione Toscana, a parer nostro, si è mossa tempestivamente e ha evidenziato quei comportamenti, come si dicevo, da tenere, e che poi alla fine, ripeto, al di là dell'aspetto umano, preservano soprattutto chi fa questo tipo di attività, gli allevamenti, perché come ben sappiamo in casi
sciagurati, insomma, si rischia l'estinzione dell'allevamento stesso. La circolazione di animali infetti, i prodotti a base di carne di maiale contaminata e lo smaltimento illegale di carcasse sono le modalità più rilevanti di diffusione della malattia. L'attività di prevenzione si basa soprattutto sul tenere dei corretti atteggiamenti in determinate situazioni. L'attenzione quando andiamo nel bosco, quando ci avviciniamo a cassonetti, quando rientriamo nelle abitazioni, questa attenzione soprattutto anche nel monitoraggio che viene fatto quotidianamente nel territorio, quindi sui boschi se c'è qualche animale magari che viene visto in cattivo stato. Tutto molto complicato, ma alla base, come dicevo, c'è questo monitoraggio che permette di andare a individuare le zone sensibili. Torniamo sulla vicenda della centrale geotermica in Val di Paglia. Lunedì prossimo si svolgerà l'incontro tra Regione e Soprintendenza sulla possibile conciliazione tra le due parti per superare l'opposizione posta dal ministro Dario Franceschini all'impianto. Presenti al meeting in collegamento anche gli amministratori del comune di Abbadia San Salvatore, Lorenzo Agnelli. Si avvia l'iter che porta al tentativo di conciliazione tra Regione e Soprintendenza per la centrale geotermica in Val di Paglia, su cui il ministro Dario Franceschini ha firmato l'opposizione al rilascio della via. Partirà formalmente lunedì pomeriggio il meeting per iniziare a parlare di un punto d'incontro tra le parti. La richiesta della Soprintendenza sarebbe quella di prevedere uno spostamento dell'installazione dell'impianto a circa 200 metri verso il monte rispetto alla posizione dove Sorgenia lo ha progettato. Lunedì abbiamo questo incontro nel primo pomeriggio in videoconferenza, siamo stati invitati anche noi a, diciamo, a partecipare a questo tentativo di conciliazione. Non c'è una opposizione concettuale, come mi sembra di aver capito da una mala interpretazione da parte di alcuni gruppi di opinione, ma in realtà si tratta di spostare questa centrale più a monte, tra l'altro avvicinandosi anche a quelli che erano i siti che si vorrebbe maggiormente tutelare, che erano quelli di Voltole o della supposta area archeologica da ben definire. Una soluzione che però potrebbe portare ad un nulla di fatto, secondo il primo cittadino Badengo. Infatti, qualora venisse soddisfatta la richiesta della soprintendenza, si tratterebbe di una valutazione su un nuovo impianto, diverso da quello presentato, che potrebbe non essere realizzabile in un altro luogo sotto vari aspetti, tecnici, amministrativi e anche di visibilità. Potrebbe essere anche, diciamo, un iter che non finisce mai di finire, insomma, ecco, non è detto che spostandola possa andare bene, si definisca. Non c'è scritto in nessun documento fino a qui, a meno che nella conciliazione possa venire qualcosa di nuovo, non ho idea, insomma. Si tratta di un altro progetto in realtà, quindi non del progetto che era stato chiesto di esaminare. Questo, io spero che, non so quali possono essere i margini della definizione, è chiaro che sono posizioni diverse, non so come possono essere conciliabili, francamente, non vedo al momento una forma di conciliazione, perché si tratta di una cosa, perlomeno per come è stata interpretata, diversa da quello che era il progetto originario su cui si chiedevano le competenze specifiche della sovrintendenza. Spostiamoci in Valdelsa, la distilleria Deta ha dovuto sospendere fino al 16 maggio l'attività dei forni a causa del superamento del limite consentito delle unità odorigene per metro cubo. Il Comitato per la tutela e la difesa della Valdelsa applaude a questa decisione da parte dell'ARPAT. Ce ne parla Lorenzo Agnelli. Il tentativo di contenere la problematica dei cattivi odori generati dalla distilleria Deta in Valdelsa a seguito della fase di espansione, ampliamento aziendale e aumento delle giornate lavorative portati avanti dalla nuova proprietà non è andato a buon fine. Massima attenzione da parte del Comitato per la tutela e la difesa della Valdelsa, che da un anno e mezzo si batte contro i fumi e gli odori insopportabili emessi dall'impianto. Tanta soddisfazione per la decisione presa da ARPAT e Regione, che hanno fermato almeno fino al 16 maggio i lavori di abbruciamento delle vinacce. Fino al 16 devono cercare di portare degli interventi, di fare degli interventi efficaci affinché il loro lavoro possa ricondurre le concentrazioni di odore entro i limiti previsti dall'AOA, che sono 3.400. L'ARPAT il 17 mattina andrà a valutare questa situazione, ci sarà un contraddittorio anche con i tecnici dell'ARP, i tecnici della distilleria Deta, e probabilmente, non so, se riaccenderanno i forni, qualcosa, io non lo sappiamo quella mattina cosa faranno, ma per valutare se la Deta è riuscita a fare degli accorgimenti
per contenere questo problema. La battaglia dei membri del comitato però non finisce qui, infatti resterà molto alta la loro guardia perché vengano rispettati i limiti di unità o d'origine consentite, ma anche perché intervenga la ASL per fare chiarezza se i fumi e gli odori prodotti sono nocivi alla salute o meno. Noi non è che siamo contenti della situazione, perché qualcuno dice siamo contenti perché, nel senso che il risultato del nostro lavoro, perché abbiamo tenuto accesa l'attenzione puntata su questa cosa, accesi i riflettori, ma continueremo perché non vogliamo, sappiamo che ci sono altri problemi, quindi continueremo ancora a chiedere all'ARPAT altri dati per quanto riguarda le emissioni e interpelleremo l'ASL per quale motivo, cioè per avere delle risposte, perché la stessa ARPAT ha chiesto all'ASL se ci sono problemi per la salute, perché altrimenti poi nasce anche un procedimento penale nei confronti forse degli amministratori, da quello che ho capito dagli atti. Sono in fase conclusiva i lavori che stanno interessando la realizzazione del centro medico della Misericordia a San Gimignano. La confraternita stima l'avvio delle attività per i primi giorni del mese di giugno. Stanno per concludersi i lavori del primo centro medico di libera professione della storia del territorio sangiuminianese, realizzato ad opera della Misericordia di San Gimignano, proprietaria del fabbricato di via Don Castaldi 17, ex sede Enel, che ospiterà il centro stesso. Si ipotizza ad oggi, fa sapere il governatore Giacomo Bassi, l'inizio delle attività per i primi giorni del mese di giugno. Il centro si chiamerà Medici Insieme Misericordia San Gimignano ed il logo ripropone uno stetoscopio stilizzato, lo strumento più identificativo della professione medica, che va a formare una casetta con un sorriso benaugurante. Il centro medico Medici Insieme, spiega ancora Bassi, si compone in questa offerta iniziale di 6 studi, una sala d'attesa e di un blocco bagni. La struttura sarà conforme a tutte le normative, libera da barriere architettoniche e di facile accesso per tutti. La struttura, spiega ancora Bassi, dispone di ulteriori spazi per un eventuale raddoppio dell'attuale dotazione di studi medici qualora se ne palesasse l'esigenza. Un servizio rilevante che si inserisce appieno nel solco delle attività socioassistenziali della confraternita offerte da 230 anni a San Gimignano. Un'anima sociale attraverso due scelte, dice il governatore Bassi. La prima riguarda una forma di scontistica pari al 10% che i professionisti del centro si impegnano ad applicare ai soci di alcune delle associazioni sangiminianesi aderenti al coordinamento rete sociale di San Gimignano. La seconda scelta è quella, qualora in futuro il centro producesse degli utili derivanti dagli affitti dei locali, di creare un fondo con il quale contribuire alle spese sanitarie di persone in difficoltà economiche che purtroppo non mancano anche nella nostra realtà. Questo trapela dalla Misericordia. A Poggibonsi intervento di asfaltatura in via Montegrappa su 180 metri di strada. Da lunedì 23 maggio infatti inizieranno i lavori nel tratto da via Diaz a via Martiri di Belfiore, dove saranno in vigore modifiche alla viabilità. A Poggibonsi inizia l'intervento di sistemazione in via Montegrappa nel tratto da via Diaz a via Martiri di Belfiore. Prosegue la sistemazione di questa strada, una delle più importanti transitate del territorio, che intendiamo gradualmente completare, dice l'assessore alle opere pubbliche Fabio Carrozzino. Il progetto in questione, realizzato con uno stanziamento di 100.000 euro, riguarda il secondo tratto di via Montegrappa tra via Diaz e via Martiri di Belfiore per una lunghezza complessiva di circa 180 metri, un tratto che risulta ammalorato anche per la presenza di attraversamenti realizzati nel tempo da vari gestori dei sottoservizi per interventi di manutenzione o nuovi allacci. Inoltre la strada è sottoposta a traffico piuttosto sostenuto e costante, presente in alcuni tratti setolature ed avvallamenti. Il progetto si focalizza sul risanamento del manto, con tutte le operazioni necessarie alla formazione di un nuovo fondo in grado di aumentare la capacità portante del pacchetto stradale al fine di sopportare maggiormente i carichi. L'intervento inizierà dal 23 maggio e per consentire le operazioni saranno in vigore alcune temporanee modifiche alla viabilità. Nel tratto tra via Diaz e via Martiri Belfiore sarà disposto il divieto di sosta con riduzione di carreggiata ed un'unica corsia di marcia. Il lavoro rappresenta il proseguimento dell'intervento che ha riguardato via Montegrappa fino all'innesto con via Diaz nell'ambito del progetto che ha interessato la zona di Largusilia, prima di tutto con il rifacimento dei marciapiedi che circondano il giardino, con la sistemazione dell'area verde che ha visto anche l'inserimento di nuove alberature e piantine e con il miglioramento del piano viabile laddove necessario.
Adesso apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo dal calcio, si separano le strade dell'ACN Siena e dell'allenatore Pasquale Padalino. Il contratto del tecnico non è stato rinnovato. Pasquale Padalino non è stato confermato come allenatore dell'ACN Siena. Era nell'aria ormai da settimane, ma adesso è ufficiale. Il contratto non è stato rinnovato e quindi l'avventura del tecnico pugliese, arrivato a fine 2021, non proseguirà. Padalino, in 18 partite sulla panchina del Siena, ha collezionato 21 punti e in una situazione molto difficile, dopo la parentesi Maddaloni, è riuscito a riportare quel tanto di tranquillità necessaria per raggiungere la salvezza. Anche per questo, con la Piazza Senese si era creato un ottimo rapporto e questo allontanamento lascia un po' di amaro in bocca anche a Padalino. A me dispiace tanto, soprattutto perché si era creata anche una certa armonia, un certo feeling con la gente e si poteva, diciamo, intraprendere un bel percorso, magari con meno sofferenza e con una conoscenza maggiore, ma questa è la scelta e calcio anche questo. E quindi non mi meraviglio, sono dispiaciuto perché insomma Siena è una piazza che avrebbe potuto insomma arricchire la mia esperienza e soprattutto partire dall'inizio mi avrebbe dato anche la possibilità di iniziare con le mie idee, con i miei concetti e con una preparazione diversa, insomma tutta un'altra storia, vabbè. È questo. Il Siena quindi, oltre a dover adempiere alle varie spese necessarie per affrontare la prossima stagione, dovrà affidarsi a un nuovo allenatore ancora da individuare. È stato ufficializzato oggi il ritorno a Siena della Mille Miglia. La storica corsa farà tappa in Piazza del Campo il 17 di giugno. Tornare a Siena è un'emozione, come dicevo prima in conferenza, veramente totalizzante. È una mozza il fiato entrare in Piazza del Campo. Siamo consapevoli dell'esclusività che ci viene concessa di entrare con tutte le cautele del caso proprio all'interno della piazza e per noi rappresenta un ritorno a casa. La Mille Miglia torna a Siena. Dopo l'inedito transito autunnale dell'edizione 2020, la Freccia Rossa si presenta nella sua versione quasi estiva di giugno inoltrato. Oltre 400 le macchine che sfileranno nella meravigliosa cornice di Piazza del Campo venerdì 17 giugno a partire dalle 12:15, subito dopo aver effettuato le prove cronometrate nelle strade della Val d'Orcia. Questa città è abituata a quando incomincia a prendere piede e corpo un'iniziativa e questa poi si reitera nel tempo, in qualche modo poi è un appuntamento che è difficile che i senesi non vogliano rivederlo. In particolare ora in questo caso le Mille Miglia, la presenza di questi gioielli all'interno della Piazza del Campo e anche quest'idea che è stata posta in essere di mettere queste strisce che poi saranno la bandiera italiana ovviamente quest'anno, mi pare che abbiano un duplice risultato: primo, da un punto di vista estetico, una splendida fotografia; il secondo è anche una forma di rispetto della pavimentazione della Piazza del Campo, che per noi senza esagerare, ma insomma è qualcosa, non dico di sacro, ma certamente di molto importante e significativo. La piazza più bella del mondo che si sposa con le auto più belle del mondo, la corsa più bella del mondo. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del TG90. Adesso subito dopo di noi il meteo, alle 21 sotto rete on the road, alle 21:30 il programma Siena mi fe di Sfece e mi Maremma e alle 23:30 la replica del telegiornale. Non mi resta altro che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata.